Questo è un tema veramente molto complesso, prima ancora che delicato, perché in realtà è delicato per chi lo vive come tale, ma per definizione è un tema molto complesso perché attiene alla disquisizione su dove si attesti il potere decisionale. E nel caso di una bambina la cosa è ancora più complessa perché non è titolare di una propria soggettività giuridica e quindi verrebbe da pensare che debbano essere i genitori a decidere cosa si debba fare o non fare. E invece purtroppo, dico purtroppo, stranamente non è così. Nel mondo occidentale, diciamo nel mondo dell'industria della salute, i medici hanno un potere che può superare anche quello dei genitori e anche la magistratura, insomma, si ritaglia uno spazio di potere dentro questa situazione. Nel caso specifico è difficile, come dire, dire la propria. Qual è la considerazione che possiamo fare? La considerazione è che fino a quando non si sostanzia un vero e proprio accanimento terapeutico con una, come dire, con un danno alla qualità della vita, della sussistenza della bambina, è giusto continuare a insistere. E laddove però questo, diciamo, il gioco non vale la candela, i danni derivanti dal tentativo di cura superano le aspettative anche più, come dire, ottimistiche di salute, di guarigione, è giusto interrompere. Il problema però è chi decide quando si raggiunge questo limite.